Fichte, primo degli idealisti tedeschi contemporanei, primo nel senso cronologico, problema fondamentale di partenza ma anche di arrivo: come può la cosa in sé essere al tempo stesso interna ed esterna, cioè dipendente dalla ragione umana, dalla mente umana, dall'io, ma al tempo stesso indipendente dall'io. Allora, Fichte è un filosofo molto speciale, è uno dei pochissimi filosofi che nascono poveri, miseri. Addirittura si racconta che da ragazzo curava le oche in una fattoria, cioè era il guardiano delle oche. Però un nobile benefattore comprese che aveva delle capacità intellettive notevoli e quindi lo aiutò a studiare, gli permise di studiare, e infatti Fichte divenne un grande filosofo. Da giovane si innamorò proprio della filosofia di Kant, del criticismo kantiano. Per lui fu una svolta esistenziale, perché lasciò scritto che prima di leggere Kant si sentiva schiavo del destino, no? Pensava che tutti gli uomini fossero determinati, necessitati da appunto un destino esterno. Per lui la lettura delle opere di Kant significò soprattutto: siamo liberi, io sono libero, no, la mia vita è una libera scelta. Quindi scrisse appunto che Kant gli infuse l'ebbrezza della sua libertà, e quindi fu per lui un'esperienza di liberazione, di autoliberazione. Quindi questo già ci dice che delle tre critiche, ovviamente, quale per lui fu la più importante? La seconda, no? Quella appunto, la critica della ragione pratica, perché uno dei tre postulati, se vi ricordate, della ragione pratica, della ragione morale, è appunto la libertà. La libertà è strettamente connessa alla legge morale in Kant. Kant inizialmente lo riconobbe come un suo discepolo, come un suo figlio spirituale, filosofico, lo aiutò a ottenere una cattedra universitaria, se non sbaglio, nella città di Jena con la I lunga. Jena in tedesco, la I lunga si pronuncia I. Jena era proprio il covo dei primi romantici tedeschi, ma proprio la culla del romanticismo tedesco, del romanticismo proprio, del primo romanticismo duro e puro. E quindi chiaramente ci fu anche un contatto diretto, comunque un contatto culturale, che diciamo conferma quanto vi avevo detto nella relazione precedente a proposito della radice romantica dell'idealismo. Poi c'è la tragedia, perché adesso, come vedremo, Fichte intende continuare la filosofia di Kant, dandole una forma sistematica e unitaria e completa, ma il risultato non fu riconosciuto come, no, conforme da Kant stesso. Cioè Kant a un certo punto lo diseredò filosoficamente, cioè dice: no, tu non sei mio figlio, non sei più mio figlio. E il povero Fichte invece continuò a perorare la sua causa,
ovvero continuò a implorare Kant di capire che lui non aveva voluto assolutamente cambiare l'impostazione fondamentale della filosofia kantiana, che lui era rimasto fedele, era un figlio vero e proprio, ma niente, Kant fu irremovibile. No, tu sei andato oltre, tu hai stravolto la mia filosofia, tu non sei più... No, Kant aveva parlato, vi ricordate, aveva anche definito la sua filosofia come idealismo trascendentale. Trascendentale perché era limitato appunto alle forme a priori della mente umana, chiamati anche trascendentali, no? Le forme a priori, spazio, tempo, le categorie, anche l'uso regolativo delle tre idee della ragione, cioè anima, mondo, Dio, no? Ma perché idealismo? Perché ovviamente le forme a priori, spazio, tempo, causalità, eccetera, sono mentali, trascendentali perché sono indipendenti dal mondo fisico empirico, no? Sono proprio della mente umana, ok? Idealismo trascendentale. Kant rimprovera a Fichte, no, di aver oltrepassato l'idealismo trascendentale, ovvero di essersi mosso quantomeno, come vedremo che in parte questo è fondato, nella direzione di un idealismo ontologico, in un certo senso reale, nel senso complessivo, totale del termine. No, capite, mentale, non solo mentale, ma in quanto mentale anche reale, cioè ontologico. Adesso poi mi spiego meglio. In ogni caso, con Fichte, poi, oltretutto si può dire, vabbè, questo lo vedremo più avanti, che in effetti nel corso del tempo, dopo la morte di Kant, l'evoluzione del pensiero di Fichte in effetti approderà a un idealismo ontologico aperto, quindi effettivamente molto diverso dall'idealismo trascendentale critico di Kant. Ma il primo Fichte è ancora abbastanza vicino. Chiaro? Abbastanza chiaro? Quindi quantomeno c'è questo elemento tragico-romantico, no? In questo caso del rapporto padre-figlio spirituale, no? Papà, no, tu non sei mio figlio, ma io sono tuo figlio. Questo almeno si ricorda. Allora, come si diceva prima, il nuovo idealismo tedesco rispetto all'idealismo precedente, alla tradizione idealistica, si può definire idealismo soggettivo del soggetto, cioè della mente umana, dell'io. Fichte usa preferibilmente il termine io, sarebbe l'io penso di Kant, che lui spesso chiama in modo ancora molto kantiano io puro. No, perché puro? Perché è totalmente razionale, non è del tutto indipendente dall'esperienza, come la ragione pura, no? Vi ricordate, che indica sempre appunto le forme a priori della ragione. Se non capite qualcosa, alzate subito la mano che ve la spiego, non c'è problema, non siate timidi, ormai siete maggiorenni, su, c'è più ragione. Mentre l'idealismo precedente era un idealismo oggettivo, a partire dal capostipite dell'idealismo, Platone, perché
mondo delle idee, il mondo delle idee è qualcosa di oggettivo, le idee sono oggetti esterni alla mente umana, indipendenti dalla mente umana, superiori alla mente umana. No, la mente umana, vi ricordate il mito della bigalata? La mente umana può conoscerli e quindi poi possono essere nella mente umana, no? Ma quindi la mente umana può, diciamo, assomigliare al mondo delle idee, ma in seconda battuta, no? Ancora abbiamo visto l'idealismo assoluto di Berkeley, il più recente, il più, anche il più radicale, è comunque un idealismo oggettivo, perché tutto deriva da Dio e dalle sue idee. La res cogitans, esiste solo la res cogitans, ma la res cogitans è innanzitutto e soprattutto Dio, che quindi è qualcosa di altro rispetto alla mente umana, anche se ricordiamoci, l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Beh, Berkeley, no? Quello di Berkeley era anche al tempo stesso un idealismo teologico, oggettivo teologico, quindi c'è comunque questa, ma somigliare non vuol dire collimare, non è la stessa cosa di collimare. Ok, somiglia o è teologico? Come? No, è al tempo stesso oggettivo e teologico, perché l'elemento, il principio ideale, completamente ideale, puramente razionale, oggettivo, è Dio, e ovviamente le sue idee, cioè i suoi criteri, i criteri in base universale necessari, in base ai quali ci fornisce gli stimoli che noi elaboriamo costruendo, immaginando il mondo fisico, la res extensa, ma che in realtà non esiste, è pura immaginazione. Ok? Vedremo che c'è qualcosa ovviamente di Berkeley anche in Fichte. Allora, veniamo a Fichte. Con questa. Vi dicevo in parte, lui si propone, non di scrivere, almeno così si presenta, dice: io non scrivo, dico nulla di nuovo, non elaboro una nuova filosofia, io ripropongo la filosofia di Kant in forma unitaria e sintetica. Kant aveva suddiviso la sua immensa filosofia, ricorderete, in tre opere principali, le tre critiche: la critica della ragione pura, che riguardava la ragione teoretico-scientifica, la critica della ragione pratica, che riguardava la ragione pratico-morale, e la critica del giudizio, relativa alla ragione estetico-sentimentale. Tre critiche, tre ragioni, tre sfaccettature, tre facce della razionalità, secondo Kant. Poi moltissimi altri scritti, altri libri, saggi, integrativi. Fichte dice: io metto tutto insieme, no? Vi facilito la vita, vi facilito la comprensione. Metto tutto, no, ma non solo, metto tutto insieme in forma sistematica, nella forma di un sistema, cioè nella forma ipotetico-deduttiva, assiomatico-deduttiva. Quella degli elementi di Euclide, quella che Spinoza aveva utilizzato per la sua etica. More geometrico, ordine geometrico demonstrata. Vi ricordo, non so se vi ricordate vagamente, no?
in un sistema appunto assiomatico deduttivo, tutto deve partire da un principio primo e deve essere dedotto rigorosamente. E dunque, in questo senso, il problema di il sottoproblema di partenza per risolvere no, il grande problema, questo, il sottoproblema di partenza, di avvio di Fichte è: dove posso trovare, dove si può trovare un principio, cioè una tesi, una verità assolutamente evidente, assolutamente inoppugnabile, indiscutibile, inconfutabile. E lì tutto si gioca lì, sulla prima pietra del, no, del castello, dell'edificio. E la sua risposta, almeno l'incipit della sua risposta, è questa: il principio di identità. Il principio logico formale di identità A uguale A, no, X uguale X, cioè qualsiasi cosa è uguale a se stessa. Sapete poi che è, diciamo così, la premessa del principio di non contraddizione, no? Chiaro. Anzi, principi di identità di non contraddizione sono strettamente, si implicano, sono co-implicati, si implicano vicendevolmente, no? Quindi sarebbe appunto A diverso da noi. Ma a noi interessa per il momento. Si può confutarlo? Si può contestarlo? Secondo gli scettici si poteva, ma comunque, in ogni caso lo stesso Fichte riconosce che ha un limite, ovvero sì, sarà pure inconfutabile, sarà pure appunto assolutamente evidente, non, è talmente evidente che sembra una banalità, una boiata, ok, ma qual è il suo limite? Il suo limite è che è puramente logico formale, puramente astratto, non parla di qualcosa di reale. È un principio logico, solamente logico, non ontologico. Non parla di ciò che davvero esiste. Come si fa allora? Siamo già rovinati? No, dice Fichte, bisogna tradurre questo principio logico in un equivalente principio ontologico. Bisogna cercare e trovare un corrispettivo ontologico, cioè reale, del principio di identità. Beh, in base a quello che vi ho già detto, potete immaginare quale possa essere questo principio ontologico corrispettivo, equivalente, equipollente, anzi,
coro. Un coro, su, su. Quale sarà? Eh? Io. Chi l'ha detto? L'io. Con l'apostrofo. Io avevo un collega che di nome si chiamava Lio. L-io, Lio. Ma c'è scritto il nome? Esiste il nome Lio. Ma questo è l'apostrofo io. Lio. Perché Lio? Perché? Come ci arriva Fichte? Chi è che ha pensato A uguale A? Chi è che pensa? Chi è che pone? Abbiamo detto che è un principio logico formale, quindi mentale. Dunque può essere soltanto il prodotto della mente umana. Cioè, questo principio è posto dalla mente umana, dall'io, inteso come mente umana. L'io penso kantiano, che come dicevo prima, Fichte chiama anche io puro. L'io puro, adesso poi vediamo. Quindi, ma attenzione, io non è proprio, non ho ancora una forma corrispondente a A uguale A, quindi bisogna esprimerlo, bisogna tradurlo nella forma corrispondente, cioè io uguale io. Il principio di identità dell'io rispetto a se stesso, l'identità dell'io con se stesso. Attenzione, A non esiste, A o X è qualsiasi cosa, invece io esiste, io esisto, ognuno di noi può dire io esisto, ok? Ma in questo senso, ma proprio per questo, no, per la differenza tra livello puramente logico e livello ontologico, astrazione, realtà, questa identità non è qualcosa di statico, no, appunto, non è A uguale A, 2 uguale 2, statico. No, è qualcosa di dinamico, è un atto, è un'azione. Perché infatti l'io, l'io pezzo, l'io puro è per essenza innanzitutto attività. Quindi no, la sua autoidentità non può che essere azione, atto. Fichte risente anche del primo verso del grande poema di Goethe. Goethe no, è un pre-romantico, quasi romantico, no? Grande scrittore, immenso, rimane più classico, ma con venature romantiche. Il suo grande poema Faust, che avrete sentito, no, proprio l'inizio, il primo verso dice: in principio fu l'azione. In principio fu l'azione. Naturalmente Goethe rimanda alla Genesi, alla creazione divina, no? Ma invece Fichte è l'autoidentità dell'io. Ma perché l'autoidentità dell'io è un'azione? In cosa consiste questa azione? Nell'autocoscienza, nella presa di coscienza. Nell'essere coscienti di essere coscienti. L'autocoscienza. Noi non siamo solo coscienti, siamo anche coscienti di essere coscienti. Analogia. È come quando ci siamo riconosciuti per la prima volta, più o meno a quasi 2 anni, in uno specchio. La prima volta in cui abbiamo rispecchiato il nostro viso, il nostro corpo in uno specchio e ci siamo, sapete che prima non ci si riconosce, si pensa che sia qualcos'altro, e ci siamo riconosciuti. Però attenzione, quello è, questo esempio, questa analogia è un rispecchiamento fisico, no? Perché noi riconosciamo il nostro corpo, ok? Mentre quello che Fichte sostiene
è un rispecchiamento puramente psichico-mentale, coscienziale. E ovviamente non lo situa cronologicamente, anzi, ecco, questo è il punto forse più delicato. Certo, questo atto, questa azione originaria, fondamentale, primaria, fondativa, no? Questo è il vero principio primo. È fuori del tempo. È a livello trascendentale, è a livello della supermente, metamente infinita. Ma noi, adesso anticipo un po', poi lo capiamo meglio, ma ogni mente individuale, ogni io individuale, è parte di questo io universale. E quindi, per così dire, rivive da sempre per sempre questo atto costitutivo, autocostitutivo, primario, originario. Questa presa di coscienza originaria, che ha un valore ontologico, vuol dire appunto che fa esistere, è tutt'uno con l'esistere dell'io in quanto io. Capite? Cioè la presa di coscienza, l'autocoscienza è l'esistere stesso, la nascita, se volete, la nascita. Il fondamento dell'esistenza dell'io puro. Quindi, in questo senso, è un principio ontologico, no? Riguarda l'esistenza dell'io. Avvertito un eco cartesiano? No? Cartesio, tutta la il cogito ergo sum, ok? È una nuova versione. E però appunto, attenzione, in questo senso non abbiamo ancora spiegato l'intera realtà, perché la realtà appunto c'è il problema anche della res extensa. No? Questa così abbiamo, così Fichte ha reso la res cogitans lì, in quanto io puro, principio primo. Ma adesso si tratta di giustificare anche la res extensa. Allora, in questo senso, il principio primo viene formulato in una specie di legge, enunciato legge, molto semplice: l'io si auto pone in modo assoluto e quindi infinito. Assoluto, perché, come abbiamo visto, l'autocoscienza, la presa di coscienza, è del tutto sciolta, indipendente da qualsiasi altra cosa. C'è solo l'io, l'io puro, appunto, puro, più puro di così, c'è solo lui, fa tutto da solo. Puro e duro. Ma, colpo di scena. Allo stesso tempo, siamo fuori del tempo, e questa è una dimensione trascendentale, quindi proprio primaria e fuori del tempo, eterna, è una premessa prima del tempo, prima dello spazio, prima. Sono i principi primi. All'io si contrappone un non io assoluto e infinito, altrettanto, in modo altrettanto assoluto e infinito.
da dove spunta, da dove sbuca o piove questo non io? Da questo. Oh, funziona ancora. Dall'urto, bellissimo, è venuto benissimo. Dall'urto. Certo, io adesso io ho cercato di distrarvi un po' e quindi di presentarvi un urto eclatante, ma semplicemente l'urto è anche il fatto che voi sentiate quello che io sto dicendo. Le onde sonore colpiscono il vostro timpano, quello è l'urto. Quindi dal punto di vista teoretico-scientifico qualsiasi sensazione è un urto. Dal punto di vista pratico è più facile, no? Io per spostare questa sedia, ma per spostare la cattedra devo vincere la resistenza, l'inerzia della cattedra, no? Quindi si sente che c'è qualcosa che mi urta, nel senso che si contrappone, ok? Questo qualcosa io lo concepisco, posso concepirlo originariamente solo come non io, o nel senso che in quanto si contrappone non è me, non è io puro, è qualcos'altro, capite? Altrimenti, cioè, è l'esperienza proprio trascendentale dell'urto che mi fa dire c'è un non io. L'unica cosa che posso dire, appunto, che non è io. E perché? È perché sento che mi si contrappone, perché avverto il suo urto, perché l'urto, no? Perché comunque anche l'urto è conseguenza del fatto che io sia azione, quindi comunque c'è un primato relativo dell'io sul non io, perché se l'io non fosse azione io non potrei urtare niente e non potrei nemmeno essere urtato. Adesso poi, comunque, attenzione, punto delicato, poi sono gli ultimi minuti, vediamo se ci riesco. Allora, in questo senso abbiamo detto che tutto deve essere dedotto, no? Sistema ipotetico deduttivo, ma Fichte riconosce, cavoli, qua c'è già un problema, c'è già qualcosa che zoppica. Perché? Come faccio a dedurre ontologicamente, logicamente, ontologicamente, il non io dall'io, dato che si negano a vicenda? È assurdo. Il non io corrisponde, come l'io corrispondeva al principio di identità, il non io corrisponde al principio di non contraddizione. Quindi l'io non solo non può essere il non io e viceversa, ma i due non possono, sono in contraddizione, sono in conflitto. Quindi non si può, è impensabile che il non io, attenzione, questo è un punto cruciale, che il non io sia prodotto, e cioè creato dall'io. Dunque, da dove sbuca? Enigma, mistero, è impossibile saperlo. Ecco la versione fichtiana del noumeno, la versione fichtiana della cosa in sé. Il non io è la cosa in sé inconoscibile, enigmatica, misteriosa, inspiegabile. Io non so, non posso sapere perché esiste il non io. Chi ha prodotto il non io? Non posso, almeno sembra che non possa averlo prodotto io. Ok? Quindi ontologicamente non si può dedurre dall'io, cioè l'esistenza del non io non può essere dedotta dall'io, e questo significa che l'io non crea tutto, capite? Non produce tutto. Ecco perché Fichte continuava a rivendicare la sua coerenza con Kant e a chiamare il suo idealismo idealismo critico, perché comunque l'io ha un limite,
è limitato, almeno sembra in partenza limitato, poi vedremo, cioè lo rimane, ma in modo, vedremo, più sofisticato. Allora, se è finita, non si può andare avanti? Sì, perché se il non io non si può dedurre ontologicamente, però si può configurare, cioè possiamo dedurre dall'io com'è, quali sono le caratteristiche, qual è il contenuto del non io. Perché? Perché è l'opposto dell'io. Quindi se l'io è puro pensiero, il non io sarà materia. Se l'io... che cosa avete adesso? Niente. Niente? Allora, finisco solo questo. Se l'io è puro pensiero, il non io sarà materia. Se l'io è attività, il non io sarà passività. Se l'io è libertà, perché no, liberazione, libertà, il non io sarà necessità, sarà, no, qualcosa di determinato. Appunto, se l'io è coscienza, il non io sarà assenza di coscienza, inconscio, assenza di coscienza, che va tutto insieme con l'assenza di razionalità. Quindi il non io che cos'è? È il mondo, grande macchina, è il meccanicismo, è il mondo meccanico, material meccanico. Ok, finiamo qua dicendo soltanto che lasciamo aperta la conclusione di questo sillogismo, perché uno e due poi producono una conclusione, cioè come possono rapportarsi io e non io? C'è questo dualismo, però queste due realtà interagiscono. Come fanno a interagire? Essendo entrambe infinite, non si possono annullare a vicenda, vedremo. Si possono solo, e questo è il terzo principio, si possono solo suddividere vicendevolmente, frammentare l'un l'altro, e voilà, questa è la nostra realtà, la realtà così come la sperimentiamo, la speriamo, no? Per esempio, ognuno di noi è un pezzo di io, un pezzetto di io, insieme a un pezzetto di non io, no? Cosa siamo? Mente, un pezzetto di io, insieme a un pezzetto di non io, materia, corpo.